Ciao a tutti ragazzi, sono Nick. Bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, siamo tornati a registrare in casa perché non c'è più stata l'occasione per uscire a fare delle camminate. E il weekend è quello che è appena trascorso, sarei dovuto andare alla diga del Vajont, ma purtroppo ha piovuto sia sabato che domenica, quindi è stato tutto rimandato. Quindi torniamo a fare recensione di prodotti e oggi voglio parlarvi della lente che uso maggiormente per la mia macchina fotografica, che è il 1024 di Tamron. La sigla indica DI2VCHLD. Andiamo a vedere subito cosa significano le sigle e poi andrò a farvi i miei pro e i contro di questa lente. La sigla DI2 significa che questo tipo di lente può essere montato soltanto su fotocamere digitali con sensore APS-C. Quindi, se avete una full frame, questo non è un obiettivo che fa per voi. Come abbiamo visto altre volte, VC sta per Vibration Control, quindi il controllo di vibrazione, e non è nient'altro che la stabilizzazione all'interno al nostro obiettivo. Questo appunto ci aiuta molto quando dobbiamo scattare foto o registrare video a mano libera. E infine, HLD significa per High Low Speed Drive, quindi il motore dell'autofocus varia di velocità da velocità basse a velocità alte. E questo ci aiuta per una messa a fuoco più veloce e più precisa. E infine vediamo il diametro dei filtri. Il diametro dei filtri di questa lente è di 77 mm, quindi una delle maggiori. Come vi ho già detto, appunto, questa è la lente che uso di solito sia per fare le foto che per registrare in video in casa. Infatti oggi l'ho dovuta sostituire con il Sigma 1850 f2.8 e se notate qualche differenza nella qualità d'immagine fatemelo sapere perché tra poco farò la recensione anche di quell'obiettivo che nell'ultimo periodo ho cercato di utilizzare di più appunto per farmi un'opinione più dettagliata di questa lente. Senza dilungarci troppo andiamo a vedere subito i pro e i contro di questa lente. Come primo punto a favore di questa lente metto sicuramente la nitidezza. L'ho trovata molto nitida a tutte le focali, appunto da 10 a 24 mm, e anche a tutte le aperture è abbastanza nitida. Diciamo che il meglio di sé lo dà tra f8 e f11, con comunque ottimi risultati anche fino a f16. Chiudendo il diaframma sotto f16 si incomincia a perdere nitidezza e risultano ancora maggiori le aberrazioni cromatiche. Ottima nitidezza, ovviamente utilizzata con intelligenza. Come secondo punto a favore di questa lente metto assolutamente l'escursione focale. Abbiamo appunto un range che va da 10 a 24 mm. Il 10 ti permette di fare degli effetti che con altre lenti non riusciresti ad ottenere. E in più, potendo zoomare fino a 24, si possono anche fare delle foto, diciamo, un po' più standard, un po' più simili all'occhio umano. Ovviamente il nostro occhio si dice che sia circa 50 mm, questa diciamo che è 24, su un full frame è un 36, quindi è abbastanza simile all'occhio umano. Ultimamente la sto usando parecchio a 24 appunto per vedere questa differenza e sto notando che effettivamente 24 è una buonissima focale, soprattutto per fare i video. Inoltre una cosa che apprezzo davvero molto del 10 mm è l'utilizzo che sono riuscito a farne sotto un cielo stellato. Essendo così ampia, riesco a prendere una parte di cielo molto maggiore di quella che sia con qualsiasi altre lenti. Quindi assolutamente il 10 mm è una focale molto molto interessante. Come terzo punto a favore di questa lente metto un raggruppamento di caratteristiche. La prima è il VC, quindi il controllo di vibrazione. Questo permette di scattare a mano libera, ovviamente a 10 mm, fino a un sesto di secondo, che è un tempo veramente molto molto elevato. Sono riuscito a fare delle semi lunghe esposizioni, stando molto fermo, ovviamente bisogna avere una mano molto ferma, e ancora meglio se ci si riesce ad appoggiare da qualche parte con i gomiti. Sono riuscito a fare delle lunghe esposizioni appunto senza tenerla sul cavalletto. Vi faccio vedere un esempio adesso. Questa è una foto che ho scattato a mano libera con questo obiettivo a 10 mm. A un sesto di secondo, tutto a mano libera. Quindi posso dire che il controllo di vibrazione di questa lente fa veramente un ottimo lavoro. All'interno di questo terzo punto voglio spendere una parola anche per la messa a fuoco. Apprezzo la messa a fuoco in automatico che è abbastanza rapida e precisa. Inoltre, anche quando siamo in automatico, la ghiera rimane libera, quindi noi possiamo aggiustare manualmente quello che prima lei ha fatto in modo manuale, per appunto andare a trovare il dettaglio perfetto. Inoltre, quando passiamo in manuale,
La ghiera è parecchio lunga, ha una buonissima escursione e quindi riusciamo a mettere a fuoco in modo dettagliato e preciso con dei piccolissimi movimenti di questa ghiera. Veramente molto apprezzata questa ghiera del fuoco manuale. Ora purtroppo dobbiamo passare ai lati dolenti di questa lente, ai punti deboli di questo Tamron. Come primo punto devo per forza dire la luminosità. È una lente abbastanza scura, difatti l'apertura massima è 3,5 a 10 mm. Già, se passiamo a 24 diventa 4,5, quindi è una lente abbastanza scura. Come vi dicevo prima, la uso parecchio anche per fare delle foto in notturna e quell'apertura maggiore del diaframma mi avrebbe fatto la differenza su alcune foto, che ho dovuto per forza aumentare gli ISO e quindi introdurre più rumore all'interno della fotografia. Se a 10 mm sarebbe stato 2.8 sarebbe stata una lente veramente fantastica. È un peccato perché appunto 10 mm è una bellissima focale. Il secondo punto molto a sfavore di questa lente è il prezzo. Questa lente costa veramente molto, va dai 450 nei siti cinesi, diciamo, ai 500-550, l'ho vista anche a 600 euro, quindi è davvero davvero molto costosa. È un'ottima lente, ma il prezzo è davvero molto alto, soprattutto perché si affaccia al mondo della fotografia per la prima volta. Magari vuole prendere una lente, per paesaggi che abbia un ottimo grandangolo, andare a spendere 450 è davvero molto, soprattutto se consideriamo che oggi il corpo macchina che uso io, che è la Nikon D5006, si può comprare tranquillamente attorno ai 400-450. Quindi se a un ragazzo che si sta affacciando adesso al mondo della fotografia gli diciamo di spendere 450 euro per un corpo macchina e 450 euro per una lente, non so quanto sia contento. Ovviamente poi più si va avanti più si capisce che a fare la differenza di una fotografia è la lente e non è il corpo macchina. E quindi quei 450 euro si spendono, però appunto è un prezzo troppo elevato per essere, diciamo, alla portata di tutti. Come ultimo punto a sfavore di questa lente è più un parere soggettivo, quindi si distacca un po' da quelli elencati fino adesso che erano pareri molto oggettivi. Questo è più un mio approccio a questa lente. Quando io l'ho acquistata scattavo praticamente tutte le foto a 10 mm perché mi piaceva l'effetto che faceva, perché mi piaceva che era super grandangolo e riuscivo a integrare tutto nella foto. Però oggi, dopo appunto circa 2 anni che utilizzo questa lente, sto incominciando a usarla su focali un po' più strette, tipo dal 18, il 20, il 24, perché ora ho capito che fare una buona composizione non significa mettere tutto quello che si ha a disposizione all'interno della foto, ma significa riuscire a selezionare meglio determinati dettagli e determinati soggetti all'interno della fotografia. Quindi a 10 mm questo diventa un ruolo, diciamo un compito un po' più difficile, appunto perché è talmente ampia che spesso si vanno a inserire degli elementi di disturbo all'interno della foto, che poi mi trovo in post-produzione a dover croppare l'immagine. Ultimamente la sto usando di meno e sto preferendo appunto il Sigma 17-50, innanzitutto perché il Sigma è 2.8, quindi riesco ad ottenere molta più luminosità e anche l'effetto sfocato di campo è molto migliore con un 2.8. E spesso, ultimamente, mi trovo a voler provare, perché appunto sono cose molto soggettive, a zoomare un po' più nei dettagli, ad avvicinarmi un po' più nei dettagli. Quindi sto fotografando spesso a 50 mm. Questo ultimo punto è un parere personale, naturalmente. E appunto il 10 mm lo uso ancora tanto perché dà degli effetti alla foto, diciamo, molto interessanti, come le foto che vi farò vedere adesso. Queste sono tutte foto scattate a 10 mm, appunto con il mio Tamron. E come vedete, nella maggior parte delle foto verticali utilizzo un soggetto frontale, che può essere un cespuglio o qualcosa di molto simile, e questa lente lo rende ancora più grosso, perché con un 10 mm più le cose sono vicine alla lente e nella parte bassa dell'immagine e più vengono esaltate di dimensioni, sembrano più grosse di quelle che sono. E appunto per questo motivo il 10 mm lo sto utilizzando più per foto verticali che orizzontali, perché riesco a inquadrare meglio la scena e mettere a primo piano i soggetti che desidero io e esaltarli all'interno della foto.
Ok ragazzi, per oggi con il Tamron DS24 è tutto. Se l'avete utilizzato lasciatemi nei commenti i vostri pareri. Se pensate di acquistare questa lente e avete altre domande, scrivetemi senza nessun problema, sia qui nei commenti che in Instagram come messaggio diretto. Io vi risponderò il prima possibile. Se appunto non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito. Seguitemi su Instagram, Nicola Stoninelli. Lasciate un like al video se vi è stato utile e vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao!